Da questo momento, Federico, ci stanno guardando gli amici di YouTube. Ah, gli amici del tubo. Quindi, ciao tubo! Allora, Federico. Quindi, saluto, allora, meno male che ero mutato perché, ok. Ciao Stefano Farm. Ti ho detto prima, ho come un déjà vu. Se c'è un filo chiamo déjà vu, bello. Per una figlia? Déjà va. Allora, dice... Allora, dici, dobbiamo raccogliere la soia. Oddio, quanto mi piace raccogliere le soiole. Oddio, schiena, no. Ciao Marcelvi. Ciao Mattia. Allora, tutta? Cosa? Allora, la soia che poi se la papperanno i porchi, giusto? Ciao Beccar. Sì. Ma scusami. Certo, non la mangio io. Ma scusami se mi permetto, ma non ci converrebbe a noi come azienda, no? Fare la soia un po' dai maiali, ma un po' faccio il succo di soia, le bevande alla soia, il succo, il latte. Ma se non mi basta la soia, che faccio se non mi basta per tutti i suini quando la stalla è piena? Che succo? Ho capito, ho capito. Poi vengo a recuperare uno piccolo. C'è qualcosa che non va in questo cielo, cantava Vasco. Andiamo, va. Io è bello che ho guardato veramente il cielo del gioco. Ah, vabbè. ma perché lui è giovane, Mister Man, non si conosce ste... non ti conosce. No, oh, non conosce queste canzoni. No, perché ho guardato il meteo e ho detto, dimmi che si mette a piovere, che sennò sono cazzo. Oddio mio. Allora, datemi un attimo che andiamo a... Adesso aspetta con la trebbia. Glielo metto. Grazie, Serena. Il prosecchista ha detto quanti scatoloni vi servono di prosecco, mister. Grazie. Guarda, a scatoloni di prosecco direi almeno 7-8 per me. Grazie. Per te, per uso personale, diciamo. Datemi 10 minuti che mi sblocco. Prevedo una tragedia. Voglio per forza. Grazie, Trebbia. No. Io se rinuncio al bar a bere, prevedo una tragedia. Ci vorrebbe questo boccale con lo... Stavo a Lecce. È con lo stemma di Robby. Immagino costavi leggero. No, non so. Allora, non era vocale. È un'altra cosa. Allora. Grazie a Demo, sempre pronto a. Sempre pronto. Toglierci dei guai. Allora, amici, stiamo trebbiando la soia che poi servirà a Federico Bana per i propri maiali. Sì. E io non sto assolutamente guardando il terzo monitor. No. Ma tu non hai neanche due monitor in casa. E dal silenzio tombale che c'è in questo intanto momento. Dice il prosecchista che c'ha se volete ho prosecco col fondo per rifermentare in bottiglia. Che vuol dire, mister, tu che sei esperto? No, aspetta. Io sospetto di tante cose, ma di prosecchi no. Ah, ok. Allora, se non lo sa, mister. Bevo prosecchi, sì, quelli sì. Se non lo sa, mister, figurate io vedo solo una punizione che è finita alle stelle. Ma noi non parliamo di calcio. No, la punizione era quella che dava a me per non sapere questa cosa. Esatto, gli facevo 8-8. Chi è? E te me ti faccio 8-8. Non commento, tu lo sai. Chissà quando sta squadra si imparerà a batti i calci d'angolo, sarà sempre troppo tardi. Allora. Ovviamente non parla di calcio. No, non sto a parlare di calcio. Regolamento. Tanto è come un amichevole ormai il terzo monitor. Beh, oddio, saranno Filippini. Dobbiamo arrivare in Champions. Ci servono punti. Filippini. Ci servono punti, ragazzi. Se non famo i punti con la Salernitana, io di. Tutto il rispetto. Regolamento. Michele, vi caccio via a tutti, eh. Adesso è il primo che bisogna cacciare, quindi non mi devo un commento. Onda energia. Ah, la cosa, la sfera Genkidama, quella più potente. Però vedi Michele. Però vedi Michele, non è venuto nessuno a chiedere assetto corsa, quindi mi conferma che se l'avessi portata eravamo io, Diego Lafe e Mister Red. Visto? Eravamo tre. Ah, e comunque a proposito, prima leggevo un messaggio. Diego, ti stupirà la cosa, ma io aspetto cosa ce l'ho pure. Il problema è che mi fa appunto pagare. Esatto. Sì, loro vanno i slurri col motorsport. Ciao King!
sono intolleranti al motorsport. L'avevo preso, non so, buono a giocare e mi fa cagare. Le due cose non sono assolutamente collegate tra loro. Ma io se vuoi ti limono. No, allora. No, no, in limone Federico. No, la regia che non fa via, quindi non. Ragazzi, non ma perché mi continuano ad arrivare le pubblicità degli integratori sul telefono? Ma avrai visto qualcosa? Me ne farò una ragione. Ciao Diego, King, l'ho salutato King. Veramente raga, grazie a tutti quelli che sto periodo, nonostante la mia voce, non hanno abbandonato il canale. Voi siete veramente quelli che ti stanno vicino, no Micheletto? Nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva. Lo zoccolo duro del canale. Nella buona e nella cattiva sorte, quindi grazie. Quello zoccolo sordo. Un giorno ragazzi sarete tutti alla mia destra. Prima fatevi capire qual è la destra. Poi casomai ci organizziamo. Poi ci farò sentire. Poi ci organizziamo. Mettetevi a destra, ma no, lì, ma lì, ma lì, ma dove? Lì, lì, ma lì è indietro, è la destra. Se ci offriamo, no, ma lì. Sul dorso delle mani destra e sinistra, così le distingo. Ma lì, ma lì. E devi mettere il bracciale, però. Non ce l'ho più, mi sei rotto anni fa. Quando era mi sei rotto? Un annetto, no, Ah, adesso. È un annetto che mi sei rotto, mica, è vero che non lo. Sì, forse anche di più. Elena, Telena. Non ti sente da un po', se le palesa non scrive che devo fare, io mi agito. Allora. Guarda, non so, allora, secondo me c'ha più fantasia, voglia. Cioè, noi diciamo non c'ho fantasia perché non c'ho voglia. Secondo me c'ha più voglia Michele di giocare a Assetto Corsa che Leao de corre. Allora, ammazza così male sta messo. Mamma mia, sto Leao non si può più vedere come gioca. Allora, ma noi non parliamo. Grazie, di grazie. Posso dire che dice una cosa? Grazie. No, effettivamente si parlava di persone, di Leao. Grazie, grazie Trebbia per quello che dice. Bravo Schengi, dice una bella frase. Sono tutti amici quando si tratta di magnà. I veri amici li trovi a tuo fianco quando sei sparecchia. Hai capito? Mi piace. Intanto il prosecchista legge una cosa lunga, scrive una cosa lunga, mica, vuoi leggere tu? Dice veloce spiegazione se vi interessa. Il prosecco col fondo, detto anche sur lì, credo che sia dal francese, letteralmente sopra lo sporco, ovvero sopra i lieviti, è un vino spumante rifermentato in bottiglia. Si differenzia dal metodo classico perché non viene sboccato. Ovvero, che pareva brutto, ovvero non c'è la fuoriuscita dei lieviti dopo la rifermentazione. Spero di non avervi annoiato. E comunque è sempre un piacere seguirti. Grazie, sia grazie. Grazie, adesso, adesso che l'ha detto, mi sono ricordato che io a scuola sta quando l'ho fatta. Io non ci ho sapi. Si è sboccato? Io no, no. Un amico mio ha sboccato a scuola una volta. Grazie, grazie musicista. Spero che nelle vostre lingue del nord atlantico sboccare significa vomità, perché sennò si usa dappertutto, poi nord atlantico. Cioè praticamente Micheletto, in parole più diciamo meno tecniche, per uno come me che non ci capisce niente, cioè fermentato due volte. Non lo so, perché ti devo confessare una cosa, che io quando leggo le cose ad alta voce non capisco poi una ceppa di quello che ho letto, le devo rileggere. È una cosa mia. Non è come lo caffè cagato dalla scimmia. Brava Serena, è anche una persona che parla in modo volgare, sboccato, c'ha più significati. No. Samumila, buonasera Samumila, no, noi ti limoniamo forte. Oh, salve Samumila. No, lui ti limona forte, io no, ciao Samumila. Fosse successo solo una volta, dice Simone, cosa? Di sboccare a scuola. Ah, se no. No, no, no Diego, non si scrivono queste cose. No. Io ho fatto finta di niente. Walter, che cavolo fai? Io sono bravo a far finta di niente. Sì, Samumila, stiamo parlando del prosecco rifermentato, com'era? Sboccacciato. Sboccacciato. No. Il sboccacciato proprio. Ogni tanto va educato. Se c'è un figlio lo chiamo Legea. La figlia? No, Legea è come Andrea, capito? Come maschio Andrea. E femmina, stesso nome, capito? No, veramente Legea era una marca di abbigliamento. L'ho visto qua, ce l'aveva l'arbitro apposta in meno.
Ma non sto guardando una partita di calcio, sappiatelo. No, regolamento. The Garling. Avvincente il Starling. Sì, avvincente pure sta partita qua, bellissima, 21 minuti di niente. E io pago. Per la partita di Garling, Roberto gliela fa lì a non scobare. Per terra si intende, eh. Esatto, certo. Ma lo diciamo per chi non conosce il Carding. Il Cardine. Oggi che è uscito le mod? Due stupidaggini sono uscite, per sbaglio? È uscita una falce per tagliare l'erba a mano. Bella. Wow. Che poi nemmeno l'hanno fatta che raccoglie, che trebbia, no? Che taglia l'erba. Cioè ha più senso. Già quello dovrà uscire il forcone, fra un po' uscirà. Ah, ok. Una roba del genere. Grazie, grazie mister. Lo so, bene. Gli dicono i lige guardi, grave. Guardi da un'altra parte e tiri. Io penso, se a te ti danno 50 euro ti dicono mister sbagliala, tu non gliela fai a sbagliare una roba così, cioè era più facile, cioè era più facile segnare. Ravi, perché non hai mai visto me giocare a calcio, ma è una roba, cioè questi sono pagati, dai, ragazzi, gente. Vogliamo prendere la mia proposta di pagare i calciatori solo se la squadra vince? Chi è che è d'accordo con me? Io. Guarda, non è male, è un'idea. Scherzi, non capisci le sottigliezze. Scusa, no, che a me le sottilette mi fanno squarause, quindi no. No, volevo. Scherzi ha detto che la Masolin, secondo lui, è due spanne sopra la Leotta. Poi qui si va sui gusti, sui gusti, si va sui gusti personali. Ora. Pistacchio o cioccolato? Esatto, Mattia Tessari ha messo il follow. L'avresti tirata fuori di bocca, ma insomma. Grazie. Ma noi siamo sempre molto patatosi, Schenci. Che mappa è? Questa è la Erlengrat, la Malpa. La Malga. Sì, sono più dislessico di un capriolo. Ma finché guardi il terzo monitor, voglio venire. Quarti. Che verso fa il capriolo, Roby? Il capriolo? Ha il verso del capriolo? Sì. Fa così. Come? Il famoso capriolo in amore. Fa così. No, questo capriolo. Allora. Quando fai. Quando eviti di fare versi di richiami in amore per animali e. Ma non si sa se animali o mezzi uomini. Nella dice capriolo. Ma io non ho parole. È stato tirato sotto. Sirene, non mi fa ridere che mi parte l'ugula. Ma si chiama ugula o ugula? Michele. Aureola. Tu che qua sei quello più istruito, Michele. Si dice ugula o ugola? Posso fare allora un attimo, qui non è un discorso se sei istruito o meno, ma ugula, secondo te dove cacchio la tiri fuori l'ugula? Dove ti perché, l'ugula? Perché lui ha mischiato un po' di cose, per lui il lupo ugula. Vabbè raga, io ogni tanto ho questi piccoli dubbi grammaticali che Michele mi aiuta. Sì, Michele mi aiuta, diciamo, a chiarire. Ti posso chiamare Chiarino? Allora. Ciao Mas Company. Ma scusa, ma il maschile di Chiara non esiste chiaro come nome, non esiste. Scuro. Non esiste. No. Scuro. Allora. Non fa una piega. Allora, vediamo con cosa si mette. Allora, ma se può fare una rovesciata al limite dell'area di rigore, ma quando segni? Cioè è come se Mr. Mepe a vita una vite lancia il cacciavite da 3 metri. Cioè. Boh, non lo so. No, cazzo, un altro Jeffy, ma vuoi aprire il cillo? C'era uno sketch, se voi cercate su Facebook lo dovreste trovare il video. Ma perché su YouTube censurano tutto, figurate. Mago Gabriel è uovo di Ububa. Praticamente faceva vedere sto uovo di Ububa, che era chiaramente un uovo di gallina, mica. Che se lo bevevi crudo diventava invisibile. Allora c'è lui che beve stovo, poi si vede proprio il taglio della videocamera e lui che sparisce, capito? Puff.
È bellissimo. Io non ho mai capito, ragazzi, se il mago Gabriel era veramente così o recitava. Cioè, se lui faceva il comico e quindi il mago Gabriel era un personaggio, oppure se era proprio convinto di quello che faceva. Non, io non ho mai capito. Buon'anima. Questo discorso si potrebbe applicare a tantissimi che frequentano i vari canali YouTube. E anche. Ma che TV, eh? Sì, sì. Raga, quando c'era la Jalappas era un mondo migliore. Vabbè. Allora, perché c'è un follower? Ti ricordo che sono vivi, eh? E penso che si no, però... tutti e tre toccando abbondantemente dopo questa cosa che hai detto. Grazie, però... Doiz. No, lo so che sono vivi. Ho comprato pure il libro, però vorrei vederli in TV io. Ma penso che pure loro ormai sarebbero azzoppati dal family friendly, come si chiama, politica di corte. Il mago Gabriel, sì, me lo ricordo, JD. Ma guarda, io sono esperto dei Jalappas Band, io credo di sapere tutto. Vita, morte e miracoli di tutto quello. Sì, è uscito il libro sotto Natale, Stefano, l'ho comprato io. Mai dire noi. Quanto era bella la televisione trash anni 90. No, ma dalla più lunga, dalla più lunga, che i piedi ce l'avevamo lunghi. Quello dei Fantastici 4 che si allunga il piede. Allora, scusate, ma ero un attimo distratta. No, ma va? Non avevo capito. La Jalappas Band fa un programma con la Hunziker. Ma attualmente credo di... Non so se fa un programma. Ma programma... Oddio, come hai messo... Che facevano streaming su Twitch pure loro. No, lo so, infatti io li ho seguiti durante i mondiali. Allora, aspettatemi. Da, perché mo me l'hai messo nell'orecchia, Trebbio, il dubbio. Michele sta trebbiando. Io Trebbio. Io con la Unzi. Ciao, Struso. No, Matt, cuccia. Allora. E poi arriva la sua metà e... Dunque, un macello. No, ce la so, quest'ora. Vedi? Vedi? No, a me non mi risulta. Salve, Astruso. Sì, no, infatti, prosecchista. Allora, allora. Dice che la Jalappas è impegnata. A, stanno per fare stanno preparando una cosa televisiva, però non si sa cosa. Speriamo, raga. Speriamo, anche se adesso la Jalappas sono in due, non so più in tre, perché il signor Carlo si è ritirato a vita privata. Ellen Hidding, ah, Ellen Hidding era tanto carina, tanto bellina. Fammela verde, credo, la domenica mattina, se non vado errato. Quanto mi piacerebbe, Michè, fa una trasmissione come Mela Verde, magari insieme a Federico Bana, dove giriamo i frutteti, le farme. Però le cambiamo nome. Come? La paura. No, non si può. Nella dai, però non si può. No, okay. No. Bello, bello. Mi piacerebbe insieme a Federico giriamo le farme, no? Chi è Federico? Federico che va lì a giudicare le farme. Un po' come quello che va in giro a giudicare gli alberghi, no? Però io e Federico giudica le farme. Bello. Federico qui giustamente deve scortarlo in giro perché lui non guida. Oddio, ragazzi, ho inventato un format. Con Federico. Paura. Io e te che andiamo a... Quattro fattorie. È un funerale. Che andiamo in giro a giudicare le fattorie. Tu, Federico, assaggi il letame, fai sto letame, non va bene. Ma che trovi? L'insilato anche. L'insilato, esatto. No, no, no. Posso dirti, l'insilato posso testimoniare mai della pastella. Ma l'hai mangiato? Guarda. Sì, è buono, buono. Quello di sorgo, c'ha un odore che... No. Ma dice puzza. Dice puzza. No, l'insilato è un odore. È un odore? No, insomma. Una serie così, potresti farla sul cubo. No, dice magari con la farma degli iscritti.
ma non si può fare Schengi, perché quanto è permalosa la gente. Basta che Federico fa cos'è sta merda, pum, disiscritto, bloccato. Non dire. Io se non ho gli edifici messi bene già sono capito, non si può fare troppo permalosa. Che parliamo di uno che parcheggia i mezzi in base ai gradi della mappa e abbassa i pesi dei trattori. Sì, ma al di là della pignoleria di Federico, la gente è troppo permalosa, capito? Gli dici una cosa, cos'è sta merda? Così perdiamo un iscritto ogni volta, capito? Un discorso permaloso è un altro. No, lui è pignolo. Allora, Federico è pignolo. Sì. Le persone sono permalose, quindi uno più uno è disastro. Questa tre. Non ce la possiamo fare stasera. Vedi, io e Stefano ci capimo. Io e Stefano, ragazzi, siamo legati da un sottile filo di seta. Di seta rosa. Mi dispiace per te. Cosa? No, siamo setati, diciamo. Siamo assedati. Di sangue. Allora. Cosa, amore? Secondo me una squadra di Milano ha segnato. Brava. Ah, ecco perché ha fatto lo spastico, perché a caso. Ci dissociamo, però. Ci dissociamo, sì, da ogni tipo di... Allora. Quando uno nasce fortunello, esatto, ma legati di fianco uno dietro all'altro, cosa, Schengi? Dici io e Stefano? No, ma è un filo. Allora, è un filo metaforico, no? Sentiamo il filo, dai. No, che ci unisce a livello psicosomatico, no? Che uno pensa una cosa, non so. Ma bello cosa? No, nel senso che uno pensa una cosa e l'altro già la sa, capito? Non so se è mai successo, no? Tutti noi abbiamo. Tutti noi abbiamo persone psicosomatiche, no? Io non credo. Soprattutto persone, non tratti psicosomatici. Allora. Oh, dico che. Capito? Cioè, mi stai a capire. Non so se tu mi stai a capire, perché mi dai sensazioni che non mi capisci. Allora. Io, vero? Dammi un attimo. Anche due. Permette poi piana vita. Sì, è proprio, sei andato a pigliare una vita, secondo me. Una vita era una telenovela. Vacanza. Si chiamava Una vita. Mo ti metto là con mamma, così la vedete insieme. Esatto. Neanche da solo te capisci, Robby. E fai le super cazzo da solo. No, ma io mi capisco, Sketch. No. Lui si capisce. Lui si fa le super mazzangolle. Sta ciuccia una caramella ad una forza proprio. Ti rompe. Staccato. Guarda che la parte plastica che le avvolge non le devi mangiare. Sì. Quelle serve se le usi come supposta. No. Fa le bocca a me. Ma che no? Beh, mi servono per la colina, capito? Sì, ma se tu giù ci cuci forte e te stacchi lo palato. Ragazzi, ma. Vi siete iscritti al mio secondo canale, Robby Mello 81 Extra? Chi non si iscrive al secondo canale? Siamo a 8.20, Michele. A 8.20, quindi stiamo. Net, no, ti prego, ho paura di quello che potresti dire per far rima con quella cosa lì. E infatti ci si è arrivato. 8.20, ragazzi, 8.20. Ciao, Luca B. Si è girato, esatto. Ogni tanto si gira, Luca. Ogni 10 che ho sbagliato, uno lo fa. Allora. Hai lasciato un ciuffo. Dove lasciate? Alla mia sinistra. Cioè alla sinistra del carro. Comunque, ragazzi, è assurdo che. È assurdo, ragazzi, che in un vlog dei 4 minuti, Matt, 4 minuti. Dove io per tutti e 4 minuti dico speriamo che esca per console, ma non è detto, speriamo, Nei commenti mi scrivono, ma anche per console, ma sarà anche per console. No, è pesto. No, nel senso, nemmeno 4 minuti. Ma meriterebbero la risposta così. Cioè, nemmeno 4 minuti dei video si guardano. E dove la prendono? Dov'è il livello? È zero. Vabbè, io non guardo più i social per questo, perché mi avete tante volte voglia di rispondere male.
mo io posso capire un video d'un'ora, un'ora e mezza, dicevo, oh, 4 minuti. Ma se tu glielo scrivi su tutta la live in sovraimpressione, non si sa se scappa per console, tanto sotto, sotto te scrive, ma uscirà anche per senza, anche senza sovraimpressione, basta nel titolo, tanto non leggo comunque. È come quello che tu gli scrivi la mappa solo il titolo dello video, che te scrive che mappa è. Esatto, esatto. E dopo ti chiede anche per console. Comunque, è la mappa Chipas della Mancia. Oh, ehi. Cosa? Mi sa che sta per pia un gol alla squadra di Milano. Ah, preso un paletto. Sì, stranamente che domanda non è mai stata fatta ancora, Quando chiedono la questa mappa qui, che ti chiedono ma che mappa è, e tu magari dici è la mappa di default, ti chiedono ma è anche per console, quello non è ancora stato mai chiesto. Esatto. No, da qualche parte è stato chiesto. Ah sì? Tranquillo. Vuol dire avere un livello ancora sotto lo zero. Del freezer, parliamo del freezer. Che io poi mi sono sempre chiesto, ma se io cerco un'informazione in un video, ma faccio prima a vedere il video o a fare la domanda sotto aspettando che qualcuno mi risponde, se mi risponde? E se mi risponde male, cioè, mi è questo che io non la capisco. Seconda. Ciao Teo. Ma cioè, se quell'informazione è contenuta nel video, almeno ascoltami il video. Guarda, Rovea, io sabato non so come sono fatto a non mandare a quel paese uno. Cioè, è tre live che mi scrive, se vuoi giochiamo insieme. Io ho detto, no, guarda, non giochiamo, mi dispiace. Ma se vuoi ti mando il link e giochiamo insieme. Ti do il numero di telefono, ho detto che devo chiamare mamma, da io insieme a te. Ma che è lo stesso che è venuto qua? Pure qua un po' di giorni fa c'era un ragazzetto che mi ha detto, sì, ti do il numero di telefono. C'era la mia farm quella sera. Genitori miei, controllateli sti ragazzini che vanno in chat a dai numeri di telefono alla gente sconosciuta. Esatto, io ma sì, guarda, quelli che arrivano direttamente col numero di telefono nel nick, cioè non ho capito cosa speri di ottenere. Non lo so, però è un po' grave che un ragazzino vada in chat a dare il suo numero di telefono. Posso dire una cosa, anche se mettete il numero, andate tranquilli che una ragazza non vi scrive. Cioè, ve lo dico, e state tranquilli che se vi scrive è un uomo. Esatto. E Mario. Quindi, e Mario. Okay. Salutiamo. Poi, Mario. Ciao Mario. Perché Roberto le fa queste cose, le scrive. Sì, io mi fingo Mohana. Ok. Con l'H in mezzo. C'era una canzone che faceva Give Me Hope, Mohana. Moglie di Ruopolo. C'è lo sticker sulla moglie di Ruopolo, ma non ha fatto successo. Pensavo che facesse più successo, non l'ha mandato mai nessuno. Peccato, era carino come stile. Avevo 89 le nicchie, allora non è quello che è venuto da me. Esatto. A parte che JD c'è un attimo a fa un account con l'89 le nicchie, eh. Cioè, pure io me lo posso fare. Pure io posso diventare. Può essere anche 8, 9, nel senso. Cioè, pure io posso diventare OBML 2021, 2001, 2000. E ce ne sono proprio. Cioè, non è che. Ah, Giovanna, bravo astruso. Bravo, Giovanna. Mi pareva che ne era Mohana. Ciao, Brandy. Ciao, Brandy. Vabbè, Mohana, allora, vogliamo. Allora, astruso, concordi con me che Mohana, una delle più belle donne mai esistite su questa terra? E Ruopolo non lo sa. E Ruopolo non lo sa, ma lo possiamo dire. E Ruopolo non lo sa, ma allora datemi un attimo che perché c'è, esiste un'altra Mohana, Brandy? Cioè, Mohana è una, magari c'è un'amica che si chiama Mohana. La tigre del ribaltabile, come si chiamava quella? Sì, come c'è? Luana. Ah, quella che è Luana. Marcolin? Beato lei, Marcolin? Allora, Michè,
Voi giovani, quando le vedete donne belle così come Moana? Voi giovani. Allora, no, più che altro il punto è che nei vecchi film la bellezza era naturale. Esatto. Adesso tutte ti ritocchi, tutta plastica. Oggi è plastica. Esatto. Oggi è plastica, esatto. Allora, mi si è addormentata mezza gamba. Mezza gamba sì, mezza gamba. Solo no. Metà. Che segno sarà? Guarda, le mie non le sento più dopo. Ah, ok, allora. Ora la giornata. Cioè, dal ginocchio in giù è addormentata. Domanda. L'importante è che i sia spiegata dal ginocchio in su, potrebbe servire. I piedi poggiano a terra? No. O sono così. No, perché a volte la sedia mi va sul pistone e al momento tocco il soffitto. Ma forse devi abbassarlo un pochino. Sì. Il pistone è tremendo. Vedi il pistone è fatto. Posto. Morto? No, stavo leggendo delle cose. Brandy già se ne va. Ciao Brandy, a domani. Ciao, Brandy, ne hai fatto toccate il fuoco, hai fatto tata. Brandy ha fatto tata. Papà. Che dolce Brandy quando fa tata. Vorrei starli a baciate io. E secondo me lui non approva, però Una sera passiamo una serata intima io e Brandy al lume di candela. Che a me non dici che le calzarete luci da labbra. Allora. E Brandy è molto contento. Il ruoppolo non lo sa. Un messaggio intimo. Volevo ricordare che il cartone Disney Moana sull'Italia ha cambiato titolo in Oceania. È diventato l'Oceania, non è l'Australia, Nuova Zelanda. Sì, è un continente. È diventato un continente. Secondo me ci ama più persone mature che bambini. Ci vanno in papà, poi pensano, ma forse ho sbagliato qui. Esatto. Mamma, papà mi porta a vedere Moana. No, che ancora fatti più. Capito, per evitare queste scene, allora. E lo film comincia con la moglie di Roppolo. Esatto. Ma Roppolo non lo sa. Il Roppolo non lo sa. Allora, datemi un attimo che tanto vado a controllare una cosa. Bellissima la scena poco prima. Guai a chi lo dice Roppolo. Esatto. Fai conti con me. È bello perché alcuni sono stupendi. Stavo notando che alcuni modificano i commenti in base alle risposte che chiedo io, capito? Cioè, se io gli do una risposta, mica che si sono resi conto che hanno scritto una stupidaggine, dopo un po' modificano il commento. Ma che davvero? Oddio. Modificando, se non erro, il cuore sparisce. Sì, e io da lì me ne accorgo. Grazie, Trebbia. Grazie, perché Trebbia. Mi è capitato una volta perché ti avevo fatto un commento, ma avevi già messo il cuore, solo che mi sono reso conto di aver scritto una parola totalmente sbagliata e non mi ricordo neanche. Sì, sì. Grazie Trebbia, grazie che mi ha mandato Tamara. Tamara Donà. Chi è che si ricorda Tamara Donà? Tamara Donà. Tamara Donà, ragazzi. Faceva Night Express, la trasmissione di musica che io vedevo sempre. Soprattutto per la musica, vero? No, si chiamava. No, beh, io ho un patito di musica. Mi sa che era proprio il locale che si chiamava Night Express. O forse no. No, il locale si chiamava Il Propaganda. Il Propaganda di Milano. Il Propaganda di Milano, mi pare si chiamasse. Credo. Non so se c'è un locale che sia. Sicuramente Astruso lo sa. Se c'è, Astruso lo sa.